Ciao! Visto che lo scudo dell'Energy Blu è difficile da vendere singolarmente, ho deciso di comprare delle carene laterali di Typhon per poter creare un kit di carene da vendere tutte assieme e poter accumulare un po' di soldi per i miei futuri progetti. Inoltre, ragazzi, ho ricevuto moltissime domande su come facessi a fare i lavori in vetroresina e vi dico una cosa molto, ma molto importante. Tutto quello che ho imparato l'ho fatto tramite mio nonno e soprattutto tramite delle guide che ho trovato su vari forum in internet. Insomma, sono stato un po' un autodidatta, quindi se anche a voi serviranno, cercate su Google, che è un motore di ricerca potentissimo. A questo punto vi dico che se volete realizzare un profitto maggiore, ovviamente dovete prendere le carene messe peggio, e quelle che mi sono comprato io sono veramente messe malissimo. Qui mancano degli attacchi, come potete vedere ce n'è solo uno da una parte, quindi questo qua dovrò ricostruirlo. Sono talmente messe male che l'edera ha iniziato a crescerci sopra. Le carene a un prezzo basso le trovate su Subito oppure sul marketplace di Facebook, e in alternativa, come ho fatto io, in una discarica dove le ho prese davvero a una somma ridicola. Prima di iniziare questo video volevo dirvi che questo video sarà davvero un tutorial, ovvero vi farò vedere il più specificatamente possibile tutte le operazioni che andrò a eseguire in questo video. Inoltre volevo svelarvi un segreto: sul mio canale non voglio che vengano portati solamente tutorial, per questo non sempre faccio vedere tutte le parti delle cose che fa, ma le salto volontariamente perché i miei video voglio che siano solamente a scopo di intrattenimento. Ok, l'ho detto. Anche se è una cosa scontata, la prima cosa che farò sarà pulire le carene, che sono davvero sporchissime. Una volta che ho pulito per bene le carene, la cosa che devo fare è rimuovere tutti gli adesivi che sono presenti su quest'ultima, e la mia è veramente piena. Per rimuovere con semplicità gli adesivi mi servirò di una pistola termica. A questo punto devo individuare i punti che devo riparare. Su questa carena laterale di Typhon ho notato che mancano questi attacchi qua. Infatti qua c'è e qua non c'è. Per assurdo, lo spessore di questo attacco qua è quasi quello di un cartoncino. Quindi cosa farò? Mi ritaglio un cartoncino. Meglio sarebbe rivestirlo con del nastro adesivo di quelli trasparenti, in modo che al momento della rimozione non rimarrà appiccicato alla vetroresina. In questo punto qui invece la carena è proprio spezzata in due, e quello che andrò a fare sarà semplicemente levigare il tutto in modo che la vetroresina attecchisca molto bene, e poi ritagliarmi dei fogli di fibra di vetro che andrò a applicare sopra la vetroresina. Mentre qui, che manca proprio l'attacco, andrò a creare un attacco sul cartone basandomi sull'altra carena dove l'attacco è integro. Dopodiché ritaglierò dei fogli di fibra di vetro della forma dell'attacco e ci verserò la resina. Tutti questi passaggi ve li farò vedere adesso pian piano. Partiamo dalla spaccatura della carena, che è forse quello più semplice da riparare. Per prima cosa, come vi ho detto prima, carteggio la zona interessata. Dopodiché do una pulita. Sulla parte opposta applico un nastro adesivo in modo da evitare che la resina penetri oltre e che mi tocchi grattare di più di quanto non dovrò fare dopo. Merda. E mi ritaglio dei fogli di fibra di vetro da applicare. Per quanto possa sembrare una cavolata, vi ricordo che la fibra di vetro non fa bene se respirata, quindi vi consiglio di proteggervi con delle maschere. Io lo faccio perché i miei polmoni ci tengo, se a voi non ve ne frega niente. Ok, mi sono ritagliati i fogli, e se ora mi sentite così perché sto usando la maschera per i vapori. Ora andrò a preparare la resina, stando alla diluizione che è stata consigliata dal negozio. Tutto quello che ho comprato, ovvero vetroresina e resina, la potete trovare in un qualsiasi negozio di barche o comunque anche dal brico. Se no potete prendere su Amazon la cosa. Una volta preparata la vostra vetroresina, quello che dovete fare è innanzitutto spalmarli un po' sulla parte che dovete riparare. Dopodiché applicate i fogli di fibra di vetro, e per ottenere una resistenza migliore, la cosa migliore che potete fare è sovrapporre i fogli di fibra di vetro a quelli che avete applicato. Quando applicate la fibra di vetro, vi ricordo che non dovete spennellare così, ma puntecchiare così, in modo da far aderire meglio la resina alla fibra. Più fogli di fibra di vetro applicherete, più resistente sarà la vostra carena, ma d'altro canto più peso assumerà il vostro pezzo. Cercate di ritagliare pezzi di fibra di vetro anche più piccoli, in modo da arrivare in tutti i punti in cui la carena è rotta, poiché quando dovremo applicare lo stucco, nel caso in cui non aveste applicato la resina, usciranno delle crepe dovute allo spostamento delle plastiche riparate. Una volta che avete finito il lavoro, date un'ultima controllata al fatto che la carena sia correttamente allineata, perché se la allineate male dopo vi resterà storta, e se siete venuti a contatto con la fibra di vetro vi consiglio di farvi una doccia, perché se no vi irriterà la pelle. Infine,
anche se non per importanza, vi consiglio di lavare il vostro pennello con del diluente nitro, anche perché se no non lo riutilizzerete mai più. Ora, per creare l'attacco mancante qua e riparare questa parte qua, mi sono creato dei piccoli pezzetti di fibra di vetro che andrò a applicare. Ho rivestito con del nastro trasparente un pezzettino di cartone che vado a fissare qui con un pezzo di scotch, in modo da poter mettere le striscette di fibra di vetro e crearmi l'attacco mancante. Mentre qui, dove l'attacco si è semplicemente rotto, andrò semplicemente a scartavetrare qua e applicare un piccolo pezzettino di fibra di vetro per renderlo resistente. Quindi qui applico le mie strisce di fibra di vetro. Dopo aver applicato varie stratificazioni di vetro resina e fibra di vetro, dovrei essere giunto a questo punto qua, ovvero il cartone è ricoperto dai vari strati di vetro resina che domani, una volta completamente asciutto, andrò a rimuovere. Allora, si è asciugata la resina qua. A me è venuto mal di gola, quindi la voce sarà diversa rispetto alla parte iniziale del video, ma comunque andiamo avanti. Una volta rimosso lo scotch dalla parte esterna della carena, posso ben notare che non è trasudato nulla, e quindi quando dovrò andare a grattarla non farò molta fatica nel rimuovere la resina, che la resina in eccesso, che in questo caso nemmeno c'è. Ho notato una cosa però: mi sono dimenticato di mettere qua un piccolo pezzetto di vetro resina per ricreare l'attacco che è stato distrutto. Ma prima di fare tutto quanto dovrei rimuovere da qua il pezzo di cartoncino che avevo posizionato per ricreare il mio attacco in vetro resina. Ho i guanti nuovi e ora sono un dottore. Ok, diciamo che in maniera molto grezza l'attacco sono riuscito a ricostruirlo, però fa ancora abbastanza schifo, quindi ora con l'ausilio di una lima, o meglio una raspa in realtà, andrò a grattare qua e qua in modo da farlo un po' più sottile e simile agli attacchi di serie. Vi ricordo che state andando a grattare fibra di vetro, che è molto volatile e che fa male, quindi proteggetevi con una maschera. Quindi prendo la carena con l'attacco sano e mi faccio uno stampino che poi andrò a posizionare sull'altra carena. A questo punto lo posiziono sulla parte sana e lo rifinisco il meglio possibile. Dopodiché, da questo, che è l'attacco sano, lo traslo sull'attacco rotto e su questo dovrò ricreare il mio attacco, creando le forme in fibra di vetro. Mi ritengo abbastanza fortunato perché mi si è rotta la carena in modo che questa parte qua corrisponde al foro, e visto che io ce l'ho qua dietro, lo riporto da questa parte qua con il pennarello e tramite le misurazioni faccio sì che questo sia identico a quello dell'altra parte. Quindi mi prendo dei punti di riferimento, ovvero distanza dal quale parte l'attacco sulla carena e dove arriva, che in questo caso è di 2,5 cm circa. Io magari lo farò un attimo un po' più grande, visto che è sempre meglio farlo magari un po' più grande e dopo carteggiare di più, che farlo più piccolo e dover rifare vetro resina per raggiungere magari una parte mancante. A questo punto quello che faccio è rivestire il pezzo con del nastro adesivo, come abbiamo fatto con l'attacco di prima, e dopodiché lo vado a fissare alla giusta distanza sulla carena che devo ricreare. Prima di questa operazione ovviamente devo aver ritagliato i pezzi di fibra di vetro e aver carteggiato la carena. Ok, a questo punto devo tagliare nuovamente l'attacco che mi sono creato in precedenza e posizionarlo qua, dopo aver preso le giuste misure e aver fatto i giusti calcoli. L'importante è che stia da questa parte, così da poter mettere i fogli di fibra di vetro qua e ricreare lo stesso spessore dell'attacco originale. Se io lo mettessi qua, infatti, l'attacco si andrebbe a creare qua, e tirandolo via dovrei aggiungere in un secondo momento altri strati di fibra di vetro. Quindi lo stacco. Ok, a questo punto siamo pronti per andare a creare il nostro attacco mancante. La carena l'ho posizionata così, ovvero ho messo su questa parte qua un peso, circa qua, e qui ci ho messo questo pezzo di ferro, in modo che ovviamente l'attacco venga dritto e non storto. Quindi preparo un'altra dose di resina.
Posati i vari strati, ovviamente dobbiamo lasciare asciugare il tutto. Allora, ci sono stati dei punti in cui ho dovuto fare un lavoro un po' più complicato rispetto a quello che pensavo. Qui ho dovuto ricostruire tutto questo pezzo e per dargli la forma giusta mi sono aiutato con questo pezzettino di legno. Dopo aver posato le fibre di vetro ho semplicemente spinto col pezzettino di legno fino a dare la forma che somigliava il più possibile alla carena originale. Quando grattate dovete cercare di rendere il vostro lavoro il meno invasivo possibile, ovvero passare da qua a qua, in modo da non avere poi, quando montate la carena, problemi con quella che va ad attaccarsi qua. Una volta che il mio attacco si è solidificato nella posizione giusta, mi raccomando, quello che devo fare è ovviamente andare a levigarlo in modo da farlo tornare più simile all'originale possibile. Se ritenete che l'attacco sia ancora abbastanza sottile, quello che dovete fare è levigarlo e darci altre passate di fibra di vetro e resina come abbiamo fatto prima. Io qua dovrò anche ricreare questa parte mancante, ma non sarà un gran problema. Metterò poi lo scotch, vetro resina, fibra di vetro, solito storia. Inoltre dovrò limare questa parte qua che eccede. Nell'attacco originale infatti non c'è nessuna parte qua all'interno. Allora, diciamo che questo attacco non mi convince, nel senso che è ancora molto sottile, quindi andrò a rinforzarlo. Ok, diciamo che è venuto un lavoro abbastanza decente. Qua sono riuscito a ricreare la forma, ho levigato tantissimo. Il buco qua magari ancora un po' da rifinire, raddrizzarlo. E infine qua devo dare una rinforzata perché si è staccato l'attacco. Qua invece devo ricreare l'attacco che manca e dopodiché siamo a posto con questa. Ora vado a farmi una respiratina. Allora, ho levigato tutte le parti che dovevo rifinire, come l'attacco qua che era distrutto e ora sta prendendo forma. Però ci sono ancora un paio di cose da fare e dopodiché potrò passare alla fase di stuccatura. Come potete vedere qua dove c'è l'attacco, in questo punto qua manca un paio, in questo punto qua mancano un paio di millimetri che andrò a ricompensare con della fibra di vetro e della resina. A questo punto ci vuole una grattatina generale esterna. Io ci sono dato dentro abbastanza pesante visto che le carene erano rovinatissime. Dopodiché le lascio asciugare qua un po' e poi rigratterò lo stucco che ho messo. Grattatina con carta 600 ed acqua. Il pezzo di carta vetrata lo mettiamo su un pezzettino di legno in modo da levigare così. Bene, una volta grattata bisogna andare a pulirla per poi passare lo stucco spray, fondo isolante, primer stucco antirugine, come strana vernice grigia che va prima di quella colorata, spray grigio, chiamatelo come cacchio volete, avete capito cos'è? Sono arrivato a questo punto, qua mi ritrovo le mie carene, questa qua è ancora da rivedere, mentre questa qua è pronta per essere verniciata. Le ho dato un bel po' di mani di stucco e varie mani di fondo perché davvero ogni volta che carteggiavo usciva fuori qualche nuovo problema. A questo punto devo fare qua dell'attacco il foro in modo da renderlo uguale all'altra carena. Dopodiché darò un'ultima mano di stucco soprattutto sulla parte dell'attacco e dopodiché procederò alla prima mano di colore. Dopodiché con una raspa gli do una smussatina e voilà! Lasciate perdere che ora è ancora così con 3000 colori, ma ci siamo. Ho dato una mano di fondo alla carena che aveva parecchi problemi e ora con quella buona do la prima mano di blu. La differenza rispetto all'ultima volta che ho pitturato qua dentro è che questa volta, come potete vedere, ho la ventola e quindi prima di poter entrare in cantina passerà davvero poco tempo, se no addirittura qualche minuto. Ora ho fatto una piccola cavolata, ovvero non so se lo riuscite a vedere, ma qua ho fatto gocciolare la bomboletta, quindi ora il pezzo è un po' rovinato. Non preoccupatevi, per risolverlo basterà che lasciate asciugare il pezzo molto bene, infatti il mio è qua da un paio di giorni, e dopodiché passerete la carta vetrata abbastanza leggera, io passerò penso un 800, e dopodiché riderò un'altra mano di blu e il pezzo tornerà perfetto. A questo punto io sono in questa situazione qua, ovvero ho la carena verniciata ed è ok, e questa qua che aveva ancora un paio di imperfezioni che dovrò riperfezionare e dopodiché vernicerò. Alla fine di tutto, come al solito, darò la lacca e il risultato finale di queste carene è questo qua. Questa volta prima di passare la lacca ho dato una mano di carta 7000 per rimuovere i micro errori che c'erano, tipo ad esempio i granelli di polvere che si erano depositati e dopo avevo verniciato sopra.
ora la superficie è liscissima. Ciao.